Buongiorno a tutti. Allora, dopo avervi fatto le schedine del Gigione per le gare di ritorno dell'Europa League, vi faccio adesso quelle per la Conference League, che tra l'altro ieri, e non lo sapevo, chiedo venia, ha giocato già un ottavo di finale. C'è stata la sorpresona perché gli israeliani del Maccabi Haifa, nonostante siano rimasti in 10 dal 72esimo sul punteggio già di 1-1, hanno tenuto l'1-1, all'andata avevano vinto 1-0 e hanno eliminato il Ghent. Quindi il Ghent elimina il Maccabi Haifa. Cioè, scusate, il Maccabi Haifa elimina il Ghent ed è già la prima sorpresa di questa conference. Non me lo sarei aspettato, perché comunque il Ghent, squadra belga, gli altri sono israeliani, con tutto il rispetto, però sulla carta la nazionale belga è un attimino meglio, il campionato belga, con tutto il rispetto, è un attimino meglio. Quindi per cui già sorpresina, non sorpresona, sorpresina. 1-1, e quindi prima squadra fuori di ballo, scusate il francesismo. Andiamo a vedere le altre partite, come erano andate all'andata, e poi daremo il nostro parere su quello che potrà succedere. Allora, si inizia con Bodo Glimt Ajax. All'andata è finita 2-2 con un Bodo Glimt sorprendente che ha messo per lunghi tratti in difficoltà l'Ajax. Addirittura a fine primo tempo vinceva 2-0. Poi nella ripresa un po' l'espulsione di, soprattutto l'espulsione di Björk al 90 più 1, che poi ha dato anche là il calcio di rigore per l'Ajax, che ha accorciato le distanze, e l'Ajax nei minuti di recupero, in 7 minuti di recupero, ha fatto 2-2. Adesso andare a giocare col Bodo Glimt non è mai semplice. Ricordiamoci che, se non erro, è il Bodo Glimt che ha battuto la Roma. Certo, era il girone, non era, perché poi si sono affrontati e la Roma ha fatto vedere, o era il Molde, no, mi sembra fosse il Bodo Glimt. Quindi ragazzi, 1-2, perché non credo nel pareggio. È già uscito all'andata, o vince una o vince l'altra, via, tolto il dente, tolto il dolore, si fa per dire. Dinamo Zagabria, Real Betis. Anche qui all'andata, se non erro, c'è stata la sorpresa del Betis che ha perso contro la Dinamo Zagabria. Allora, giocare contro la Dinamo Zagabria non è mai semplice. Se non erro, sono stati proprio loro ad eliminare il Manchester United 2 o 3 anni fa. Se non erro, e sto andando a memoria, so che era una squadra jugoslava e forse era la Dinamo Zagabria. Il Betis appare favorito, non di molto, però appare favorito, come per dire: sì, è successo che la Dinamo Zagabria ha vinto in casa del Betis, però è stato un caso, il Betis poi farà vedere. È un po' come quando l'Inter perse con il Turun Palloseura 1-0, poi si andò a giocare in Finlandia, l'Inter vinse 2-0 e chiuse il discorso. Era l'Inter ancora di Serena, devo tornare indietro agli anni 80, pensate. Quindi anche qui metto un bel 1-2 e vediamo cosa succede. Ludogorets-Servette 0-0 all'andata. Ludogorets sicuramente favorito. Sono molto... Vabbè, mi arrischio l'1, ragazzi, data 1,97, ma se giocate tutte le partite, doppia alla grande, un 1x alla grandissima. Eintracht Francoforte, Union Saint-Gilloise.
L'Eintracht è una bella squadretta, ha rifilato anche 5 pere al Bayern Monaco, ma ormai il Bayern Monaco non fa più testo perché sono in caduta libera. E poi è passato già più di un mese da quella partita. Però anche qua mi ingolosisce questo 1,95 dell'1, rischio un 1, ma anche qui se non siete convinti 1x. Ferencváros Olympiakos. All'andata ha vinto l'Olympiacos 1-0. Il Ferencváros, se non erro, era nel girone della Viola, della Fiorentina, l'ha fatto anche bene, è arrivato secondo. Infatti la Viola è già in attesa delle possibili avversarie. 1x, ragazzi. 1x, ma è una partita che può succedere anche la sorpresona che l'Olympiacos va a vincere in Ungheria, se non sbaglio, perché il Ferencváros mi sembra sia una squadra ungherese, però adesso controllo prima di aver detto una fetecchiata. Ungherese, sì, ho detto ungherese, sì, ho detto ungherese. Quindi dico 1x e staremo a vedere. Legia Varsavia, Molde. Anche qui all'andata è successo di tutto e di più. Molde sembrava stesse facendo una passeggiata di salute nel primo tempo, 3-0, eccetera, eccetera. Nella ripresa, cambi giusti, fatti bene, e Legia Varsavia a momenti la pareggia, è finita 3-2. Quindi Legge a Varsavia, Molde 1, a mio rischio e pericolo, anche perché il Molde, se non erro, aspettate che controllo, dovrebbe essere norvegese, ma controllo perché magari squadra sicuramente del nord Europa, nord laggiù, la giuro, norvegese, sì, mi ricordavo giusto, e ogni tanto è meglio sempre controllare, nessuno è perfetto e quindi... È la classica squadra che in casa mi trasforma in un razzo missile e poi dopo ti faccio mazzo. In trasferta diventano un po' come le scozzesi, no? Che in casa aiuto, poi vanno in trasferta, perdono 2-3-0. In casa magari ti ribaltano anche un 3-0. Quindi dico 1 per il Legia, magari finisce anche uno, solo 1-0. Infine, Slovan Bratislava, Sturm Graz all'andata. Massacro dello Sturm Graz che ha dilagato, se non erro, negli ultimi minuti, ma adesso controllo, soprattutto perché il Bratislava è rimasto in 10, però stavano già perdendo 3-1 anche in 11 contro 11. Ma credo che boh, perché queste sono le classiche partite in cui magari la squadra in trasferta che ha stravinto la gara di andata mi perde 2-0. Tanto col 4-1 passi lo stesso, che cacchio me ne frega, non sto a sprecarmi. Ti controllo, gestisco l'1-0 per te o il 2-0 per te e porto a casa la qualificazione. Quindi Slovan Bratislava, Sturm Graz 1x, a mio rischio e pericolo. Proseguiamo, proseguiamo. Bodo Glimt Ajax. Qua, ragazzi miei, sono obbligato perché è scontato. Gol più over, non facciamo i golosi, over 2,5 a 1,46, già un bel numero che ci piace. Gol più over a 1,46. Dinamo Zagabria, Real Betis. Stiamo facendo la schedina alternativa, eh? Sì, gol a 1,85. Anche perché il Betis almeno un gol lo vorrà fare, magari finisce 1-1, ma almeno uno fallo cerca di segnare un benedetto gol. Ludogorets Servette over 2,5 a 1,88. Eintracht Francoforte Union Saint-Gilloise gol a 1,72. Ferencváros Olympiacos, l'andata è finita 1-0, quindi uno magari sarebbe tentato a mettere l'under.
Siccome io come sento la parola under mi viene... ecco, ci siamo capiti. Vi dico over 2,5 a 1,83. Legia Varsavia Molde, gol a 1,59. Non faccio il goloso gol più over, sto sul gol che già va bene. E Slovan Bratislava Sturm Graz over 2,5 a 1,68. Bene, ragazzoli, anche la Conference League ve l'ho fatta, vi ho dato il mio parere. E stop, adesso vi faccio la Serie B perché non mi sento di guardare la gara del Como. Perché siccome ho visto l'altro pizzaiolo, quello dell'arcobaleno, dove noi andiamo a svernare, dopo che ho finito di lavorare al ristorante, a una pizzeria-ristorante, alla Favola, ricominciamo la nostra stagione invernale all'arcobaleno e il pizzaiolo, che si chiama tra l'altro come me, era incazzato come una iena. Quindi, siccome già sono un po' nervosetto, non ho voglia di vedere la partita. Vi faccio il resoconto della Serie B, vi dico che purtroppo il Como ha preso 3 pere dal Palermo per la felicità di Kundispa, che io ho avuto il piacere di conoscere ormai più di 5 anni fa. Sì, purtroppo sono già passati più di 5 anni. È meglio che non ci penso, ragazzi. È vero che io non me ne accorgo, fortunatamente, però sono passati 5 anni. Vabbè, ragazzoli, vi saluto, vedremo come andranno le gare. Mi auguro di vedere tanti goal. Io sarò in pole position dalle 7, 18:45. A vedere la mia diretta gol su Sky, poi alle 21 c'è l'altra. Nel pomeriggio di oggi spero di recuperare almeno un'altra gara dei mondiali di sci, non della Coppa del Mondo di sci, che è tutta la stagione, ma i mondiali che si sono svolti nel febbraio del 2023. Una gara ve l'ho già messa, poi vedremo di mettere anche le altre. Sarà dura farle tutte sta settimana, ma ci proviamo. Anche no, è praticamente impossibile, giovedì, venerdì. E vi metterò anche, tanto sarà un video molto veloce perché non dico nulla, ma vi farò la presentazione della Formula 1. E già sentivo che stanno già facendo le prove. E come sempre, comanda sempre lei. Va bene. Tanto io non me ne occuperò. Andremo alla prima gara del Mondiale Formula 1 al 2 di marzo e vediamo se non inizio già a lavorare, dovrei farcela. Perché è probabile che già a metà marzo, se non prima, potremmo già essere operativi. Comunque ve lo farò sapere. Ragazzoli, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!